che è lo slogan del rinnovamento nello spirito. Gesù è il Signore. Dire Gesù è il Signore è proclamare la signoria di Cristo su di noi, sul mondo intero. Quando noi scrivevamo le lettere all'inizio, sempre in epigrafe, era detto Gesù Signore, Gesù è il Signore. Quando all'inizio ci incontravamo per salutarci, il saluto era Gesù è il Signore. Adesso i saluti variano. E quello che mettiamo all'inizio della lettera quando scriviamo può essere un'altra frase, ma la frase tipica, il saluto tipico di noi rinnovati nello Spirito, fin dall'inizio era Gesù è il Signore. Con questo, dicevo, volevamo affermare la signoria assoluta di Cristo dentro di noi, nel gruppo, nel rinnovamento, nella Chiesa, nella società, nel mondo, nell'universo. Certamente dire Gesù è il Signore è un dono dello Spirito dato a noi, e quando noi proclamiamo la signoria di Cristo e diciamo Gesù è il Signore, è lo Spirito Santo che soffia dentro di noi. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo, come dice l'Apostolo ai Corinzi. E adesso vogliamo tratteggiare brevemente la signoria di Cristo. Primo punto, Gesù si chiama Signore. Gesù non amava chiamarsi Signore. Più facilmente troviamo Gesù che si proclama figlio dell'uomo, colui che il Padre ha mandato. Però negli ultimi mesi della sua vita, anzi nell'ultimo scorcio della sua esistenza terrena, egli ama chiamarsi e farsi chiamare Signore. È un'osservazione interessante, perché nella pedagogia di Gesù abbiamo questa rivelazione. Lentamente egli si manifesta il Signore, uguale al Padre, ma alla fine egli proclama che è il Signore, non solo in Giovanni, ma nei sinottici. Esaminiamo brevemente tre circostanze in cui Gesù si dice Signore. Nell'ingresso a Gerusalemme, Matteo 21, 3, 5. Quando Gesù manda a prendere l'asino, se vi diranno perché fate questo, direte il Signore ne ha bisogno. Ecco, in questo caso Gesù si chiama Signore. Potete confrontare i testi e convincervi che Gesù consapevolmente, mentre entra come re in Gerusalemme, si sente il Signore e si proclama il Signore. Il tuo Signore viene a te cavalcando un asinello, il figlio di un'asina, come detto Zaccaria. Un'altra circostanza
nella diatriba che Gesù ha con i giudei, scribi, farisei, dottori sulla legge, dopo l'entrata in Gerusalemme, quando gli contestano con quale autorità Gesù si presenta. E Gesù accenna a David. Avete letto nel Salmo, dice il Signore al mio Signore, siede alla mia destra. Sei il figlio di David e chiamato Signore. Come mai Davide lo chiama Signore, il suo figlio? Allora vuol dire che il figlio di David non è semplicemente il figlio di David, ma è il Signore di David. La terza circostanza è nella lavanda dei piedi. Quando Gesù, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, dice: voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché io lo sono. Se allora io, Maestro e Signore, lavo a voi i piedi, anche voi farete lo stesso. Sono tre circostanze in cui Gesù si proclama Signore. Ma in tutto il Vangelo Gesù si proclama Signore, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Egli è uguale al Padre. Quello che fa il Padre lo fa anche Lui. Il Padre risuscita i morti e anche io risuscito i morti. Io e il Padre siamo la stessa cosa. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo la rivelazione della Signoria di Cristo, ed è Cristo stesso che si proclama Signore. Per cui la Signoria di Cristo è proclamata dallo stesso Cristo. Ancora, è la Chiesa primitiva che chiama Gesù Signore. Gesù è il Kyrios, il Signore nel Nuovo Testamento. Tutti i testi che noi possiamo vedere, consultare, rivisitare, ci dicono chiaramente che la primitiva cristianità considerava Signore Gesù, quasi al posto di Yahweh. Dio si era manifestato in Gesù. Ricordate il testo classico dove c'è equazione tra Yahweh e Gesù. Quando viene citato il testo del Vecchio Testamento, sono in due testi, Abacuc, e un altro testo, chi confida nel Signore, chi crede nel Signore, chi crede in Yahweh, sarà salvo. Se tu confesserai con la bocca e crederai col cuore che Gesù è il Signore, sarai salvo. Perché sta scritto: chi crede in Yahweh è salvo. Dove il Signore del Nuovo Testamento è Gesù. Yahweh si è manifestato in Gesù, vuole essere adorato in Gesù. Chi vede me, vede il Padre mio. Io e il Padre siamo la stessa cosa. Tutte le lettere pauline, più le citazioni, proclamano la Signoria di Cristo. Per citare alcuni testi, Filippesi 2, 5, 11, 1 Corinti 8, 6, 12, 3, 2 Corinti 4, 5,
Romani 19, Colossesi 2,6, eccetera. Non è il caso di citare tanti altri testi. Comunque la Chiesa primitiva proclamava Gesù Signore, e la rivelazione si chiude con questo anelito, con questo desiderio della sposa: vieni Signore Gesù. Proprio nell'Apocalisse tutti noi gridiamo: vieni Signore Gesù. La sposa grida: vieni Signore Gesù. Per cui Gesù è veramente il Signore. La Chiesa primitiva sempre ha proclamato Gesù il Signore. Nella Chiesa sempre si è proclamato Gesù il Signore. La Chiesa sempre ha pregato il Padre per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, dove Gesù è proclamato Signore. Ecco qual è la fede della Chiesa che noi proclamiamo nel rinnovamento e che noi vogliamo affermare oggi nel rinnovamento. Lo Spirito Santo ha suscitato il rinnovamento nella Chiesa e nel mondo perché venga riaffermata la Signoria di Cristo, proprio in un momento, in un'epoca in cui c'è il rigetto della Signoria di Cristo. È di attualità il Salmo II: i principi della terra, i sovrani, sono convenuti insieme e hanno detto: non vogliamo che costui regni sopra di noi. Ma il Padre si affaccia e dice: io l'ho costituito mio sovrano. E il re, il figlio del re, si presenta: il Padre mi ha dato il governo di tutti i confini del mondo. E si conclude il Salmo, nel testo ebraico: baciate il Figlio, sovrani della terra. Non vogliamo che costui regni sopra di noi. È lo slogan degli uomini di oggi, anche quando non è detto in questi termini, ma oggi si vuole emarginare Cristo come Signore, come Dio. Ed è per questo che lo Spirito Santo, che è a servizio di Cristo e vuole rendere giustizia a Cristo, ha suscitato il rinnovamento, e dobbiamo essere noi consapevoli di questo deposito che lo Spirito ha messo dentro il rinnovamento e di questo comando che ci ha dato. Noi dobbiamo proclamare che Cristo è il Signore. Questa è la vocazione del rinnovamento: proclamare, riaffermare nel mondo la Signoria di Cristo. Gesù è il Signore. Ma adesso vediamo come Gesù è il Signore. Vediamo gli ambiti della Signoria di Cristo. Primo ambito: Gesù è il Signore, è il mio Signore. È nella tua vita personale che Gesù è il tuo Signore. Questo ti ha fatto comprendere lo Spirito quando ti ha chiamato nel rinnovamento, che Gesù è il tuo Signore. E questo noi abbiamo fatto proprio nel giorno dell'effusione dello Spirito, quando abbiamo proclamato la Signoria di Cristo sopra di noi. Sì, Gesù è il Signore della storia, il Signore del mondo, ma Gesù è il mio Signore. Colui che ha il suo regno
dentro di me, colui che regna nella mia mente perché è la verità, regna nel mio cuore perché è l'amore, regna nella mia vita perché è la vita. Gesù è la mia vita, è la mia verità, è il mio cuore, è tutto l'essere mio. Non sono più io che vivo, è Lui che vive in me. E allora vivere nella consapevolezza che io sono del Signore, che io sono per il Signore, che io sono nel Signore, che Lui è il Signore. Questa è l'idea forza che cambia la nostra vita, catapulta la nostra vita, perché siamo in un altro, siamo in Lui, siamo di Lui e siamo per Lui. Lui ha la signoria completa di noi stessi, della nostra vita. D'ora in poi Lui è tutto per me. Io vivo di Lui, per Lui e Lui, anzi devo consentire che sia Lui a vivere me, perché Lui è il Signore. Questa idea forza è di capitale importanza per il cambiamento della nostra vita, perché si passa dall'essere noi, dall'essere noi, all'essere Lui e ad essere Lui. E vorrei che noi meditassimo dentro il nostro cuore su questo cambiamento profondo che avviene ad opera dello Spirito Santo nel giorno dell'effusione. Al posto di Dio c'è Dio, Cristo Gesù. E da ora in poi è Lui che vive me. Ed io debbo lavorare per Lui perché la causa di tutta la mia vita, di tutta la mia attività è Lui. Senza di Lui io non ho più valore, non ha più valore la mia vita. Intanto io valgo, in quanto io vivo in Lui, vivo per Lui, perché sono di Lui e sono Lui. Io non esisto, esiste Lui. Questo significa proclamare che Gesù è il Signore, il mio Signore. Che cosa comporta tutto questo? Vivere di verità, perché Lui è la verità. Vivere di amore, perché Lui è amore. Vivere Lui. Non ci sono altri interessi nella mia vita, per cui io sono ormai compromesso per Cristo. Io sono un uomo compromesso. Ormai mi sono compromesso con Lui. Non ha più senso la mia vita senza di Lui. Ma questo non dobbiamo dirlo soltanto a parole, ma con le opere, in una convinzione profonda. E affidiamoci allo Spirito Santo, perché è Lui che opera in noi lentamente, ma inesorabilmente, questo cambiamento, in modo che la Signoria di Cristo non sia un'affermazione delle labbra, ma sia una vita, una realtà vivente dentro di noi, opera meravigliosa dello Spirito. Gesù è il Signore. Un secondo ambito. Gesù è il Signore del nostro gruppo,
Ma prima di passare al Signore del nostro gruppo, della nostra comunità, con tutto quello che questo comporta, per un momento, prima di passare oltre, vogliamo guardare Gesù, perché se Gesù è il mio Signore, è anche il modello della mia vita. Gli occhi fissi su Gesù. Guardare sempre a Lui per riprodurlo dentro di me, secondo l'azione dello Spirito. Desiderare ardentemente Gesù per essere una cosa sola con Lui, per essere in Lui il Figlio del Padre. Pregare, pregare continuamente in Gesù, perché Lui che prega in me, cioè stabilire quel rapporto filiale che il Figlio ha col Padre, stabilirlo dentro di me, essere coinvolto nella figliolanza di Cristo, vivere questo Cristo, Signore. E allora che cambia tutta la tua vita, fratello o sorella, vivere la Signoria di Cristo e vivere Cristo. Cristo Signore, desiderarlo ardentemente, pregarlo ardentemente, averlo sempre davanti ai nostri occhi. Dobbiamo essere invasati e posseduti da Gesù. Invasati e posseduti di Gesù. Dobbiamo respirare Gesù. Questo vuole lo Spirito Santo, in modo che noi possiamo presentarci come Gesù al mondo. E gli uomini credono che Egli è vivo e presente in questo mondo. Gesù è il Signore della nostra comunità. È il Signore del nostro gruppo. Qui entriamo nella vita nostra comune. Se è il Signore, deve stare al centro e deve essere visibile. Dobbiamo rintronizzare Gesù nei nostri gruppi. E allora che tante questioni cesseranno, non avranno più modo di essere, di manifestarsi, perché se Gesù è veramente il Signore del nostro gruppo, se è al centro del nostro gruppo, se è visibile questa Signoria di Cristo nel nostro gruppo, allora noi cessiamo di avere questioni tra di noi. La luce di Cristo è talmente abbagliante che le nostre luci spariscono, si spengono. Tutte le nostre questioni non hanno più un piede dove poggiare, perché Gesù è il Signore, però dobbiamo essere noi a intronizzare Gesù nei nostri gruppi e a conservare a Gesù il posto che Egli merita. Qui io mi rivolgo ai pastori, mi rivolgo a me, mi rivolgo agli altri pastori che sono in mezzo a noi. Il pastore del gruppo è Gesù. Le scritture ce lo dicono continuamente, Vecchio e Nuovo Testamento. Egli è il pastore delle anime nostre. È Lui che ha ereditato dal Padre le pecore. Tutti siamo pecore con Lui pastore, che poi si fa agnello in mezzo a noi.
però bisogna essere convinti che il vero pastore è Lui. Perché c'è il tentativo tante volte di sostituirci a Lui o di ombrare Lui. Dobbiamo rimettere Gesù al centro dei nostri gruppi e dobbiamo farlo regnare dentro il nostro gruppo. È Lui il Signore, è Lui che ci guida, è Lui che ci parla e noi tutti siamo sua pecorella. Di appropriarsi delle pecore. Quando poi non si corre il rischio che i pastori si coprano delle lane delle pecore o qualche volta anche divorano le carni delle pecore. Capitolo 34 di Ezechiele, 23 di Geremia, dove subito Gesù dice per bocca del profeta che il vero pastore è Lui. Io susciterò il vero pastore, David, che pascerà le mie pecore, che impedirà ai montoni, ai capri, di fare scempio delle mie pecore, che debellerà quelli i quali tossono le pecore o mangiano le carni delle pecore. Fratelli e sorelle, il vero pastore delle anime nostre è Gesù, e noi dobbiamo rendere conto a Dio di come abbiamo amministrato questo ministero pastorale, perché quando comparirà, come dice Pietro, il pastore grande delle anime nostre, dobbiamo presentarci davanti a Lui. E allora Gesù è il Signore del nostro gruppo e dobbiamo conservare questo posto a Lui. Dobbiamo evidenziare sempre, forse anche visibilmente, con un gesto, con un modo di gestirci, che il pastore è Lui, che il Signore è Lui, che tutto dipende da Lui e tutto converge verso di Lui. Gesù è il pastore, per i pastori che siamo noi, ma Gesù esercita anche il suo ministero come Signore e ci insegna ad essere anche noi come Lui. Adesso vediamo la Signoria di Cristo nell'ambito della nostra ministerialità. C'è un bellissimo testo agli Efesini 4, dove abbiamo Gesù che esercita il suo ministero attraverso la ministerialità dei pastori, dei dottori, dei profeti, degli apostoli, degli evangelisti, e attraverso le ministerialità di tutti quelli che formano il corpo di Cristo che è la Chiesa, perché tutti possiamo esercitare il ministero. Ministero ce n'è uno, ed è il ministero di Cristo, che si dirama in tanti ministeri, perché siamo tanti nel corpo di Cristo, però tutti esercitiamo l'unico ministero per edificare il suo corpo. È Cristo, Signore, che edifica il suo corpo nella carità, nell'amore, e per questo che convoglia le energie proprie di ognuno verso questa edificazione mediante lo Spirito, perché non siamo sballottati a sinistra come bambini che non conoscono la verità.
E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo ribadire la Signoria di Cristo nella nostra ministerialità. Ma qual è la Signoria di Cristo? Cioè, come Cristo esercita la sua Signoria nel suo ministero. Gesù è un Signore che serve, e ci chiama a servire con Lui. Servire con Lui e con lo Spirito di Lui è edificare la Chiesa ed è riconoscere la Signoria di Cristo. Perché è Gesù Signore che edifica il suo corpo, che è la Chiesa, che è la comunità in cui noi viviamo. Noi siamo al suo servizio e per poter esercitare il suo servizio e regnare con Lui, perché servire Dio e regnare, cioè se noi vogliamo regnare insieme con Lui ed essere Signore con Lui, come dicono le Scritture, come dice l'Apocalisse, noi dobbiamo servire come Lui, con lo Spirito di Lui. E qui che noi dobbiamo rivedere i testi, come Gesù ha esercitato la sua Signoria, morendo, sacrificandosi. Iniziamo con ricordare alcuni testi base. Ricordate il servo di Yahweh, il quale prende i peccati di tutti e muore. Muore per la salvezza di tutti. Gesù è il Signore morendo. Muore. Si sacrifica. Offre se stesso in sacrificio come re sacerdote. Egli è il Signore. Egli è il pastore che diventa agnello ed esercita così la sua Signoria immolandosi. Signore proprio sulla croce, e là che il Padre lo incorona, re sovrano, quando entra nella gloria, è proprio sulla croce che Gesù è il Signore, lo proclama Gesù stesso e la Chiesa lo saluta Signore proprio sulla croce. Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni altro nome tutti si piegano davanti a Lui, perché Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Ma proprio sulla croce, morendo, per cui Gesù diventa Signore servendo. Se io, Maestro e Signore, vi servo, se il Figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire, così anche voi associati a me dovete fare, dovete servire. E allora noi facciamo nostra la Signoria di Cristo e partecipiamo della Signoria di Cristo, in modo che dove Lui è siamo anche noi, se noi ci moriamo, se noi serviamo con lo spirito d'umiltà con cui il Signore Gesù ha servito noi. Entriamo qui allora nel nostro servizio e nella nostra ministerialità. Cioè, noi siamo chiamati alla Signoria di Cristo proprio nella nostra ministerialità e dobbiamo riconoscerlo Signore proprio quando noi serviamo. Perché è attraverso il nostro servizio che si manifesta, si attua
la Signoria di Cristo. Gesù esercita il suo ministero proprio immolandosi nell'Eucaristia. Egli è a servizio nostro. Egli muore dentro di noi per risorgere in noi, per comunicarci se stesso. Questo è l'esercizio supremo della Signoria di Cristo, quando ogni giorno si immola sull'altare ed entra in ciascuno di noi. Anche noi siamo chiamati a diventare pane per i nostri fratelli, a versare il sangue della nostra vita per i nostri fratelli, per ribadire la Signoria di Cristo ed essere associati alla Signoria di Cristo. Quando noi avremo fatto questo, allora Egli ci farà sedere sul suo trono, sedere sul trono di Cristo. Come se noi possiamo sedere proprio sul trono di Cristo ed essere partecipi della sua Signoria proprio servendo i nostri fratelli, affermando Lui, facendo crescere Lui, allora noi diventeremo re insieme con Lui, diventeremo signori insieme con Lui, un Signore che serve, un Signore che si immola, un Signore che scomparisce, perché regni Lui e soltanto Lui in mezzo a noi. Fratelli e sorelle, io non mi dilungo perché già il tempo è passato, ma vorrei così esortare tutti a vivere la Signoria di Cristo, a viverla dentro i nostri gruppi, a viverla nella nostra ministerialità, giorno per giorno. Però lo Spirito Santo ha suscitato il rinnovamento, come diceva a principio, perché il rinnovamento ribadisca proprio oggi la Signoria di Cristo, oggi in cui gli uomini cercano di mettere da parte Gesù, non riconoscono Gesù, non vogliamo che Costui regni sopra di noi. È bene che noi siamo coscienti del pericolo che corre il cristianesimo oggi con queste nuove dottrine, con queste nuove tendenze in cui l'uomo diventa il Signore. Il Signore sono io, non è più Gesù, non è più Dio il Signore, ma sono io che sono la potenza divina, sono io il Dio, io basta me stesso, l'uomo basta se stesso, l'uomo può governare se stesso, salvare se stesso. Ecco allora che lo Spirito Santo ancora una volta rivendica il posto di Cristo nell'umana società, perché se viene scalzato il fondamento, l'unico fondamento che è stato posto, come dice l'Apostolo ai Corinzi, che è Cristo Gesù, tutta la società crolla, come crolla un palazzo quando vengono minate le fondamenta. Se non è più Cristo il fondamento della società umana, e allora tutto crolla. Noi siamo stati chiamati dallo Spirito a ribadire la Signoria di Cristo e dobbiamo per questo proclamarlo, batterci giorno per giorno contro le dottrine erronee e contro tutto quello che l'uomo sta imbastendo per emarginare Cristo, obliterare Cristo, far scomparire Cristo. Gesù è il Signore, è l'unico Signore, e questo attraverso la nostra evangelizzazione,
attraverso tutti i modi in cui noi possiamo accostarci agli uomini. Dobbiamo ribadire la Signoria di Cristo, perché ne va di mezzo di tutto il rinnovamento. Se noi non proclamiamo la Signoria di Cristo, non abbiamo più ragione di esistere, perché questo ha voluto lo Spirito Santo. E questa è l'ora. Dobbiamo scendere nelle piazze, dobbiamo camminare per le vie degli uomini, dobbiamo ribadire che Gesù è il Signore, è l'unico Signore, che Gesù si è incarnato, che è un'incarnazione vivente, rivive in noi, che l'uomo, se riconosce Cristo, è salvo, se non riconosce Cristo, è perduto, che l'uomo ha questa unica parola di salvezza da Dio, Cristo Signore, che l'uomo da sé è peccatore e non può salvarsi, che Dio ha posto Gesù salvezza degli uomini. Questo noi dobbiamo proclamare a tutti, ma di questo dobbiamo essere persuasi, che lo Spirito Santo ci dia la forza di essere testimoni audaci, di proclamare in tutti i modi possibili la Signoria di Cristo. E qui questa sera noi dobbiamo prendere questa risoluzione, ognuno di noi, dentro il proprio cuore. Io sono stato chiamato al rinnovamento dello Spirito, e lo Spirito Santo che mi dà questa consegna va in mezzo al mondo e proclama che Gesù è il Signore, è l'unico Signore. Alleluia!